svolto presso l'Aula Magna dell'Ipsia di San Salvo il convegno sulla sicurezza della strada organizzato dalla Segreteria Provinciale del Sindacato di Polizia COISP con il patrocinio del Comune di San Salvo. Dopo un breve saluto delle autorità presenti, in primis il dirigente scolastico professoressa Maria Luisa Di Mucci e il sindaco di San Salvo, avvocato Tiziana Magnacca, i ragazzi hanno visionato un documentario molto toccante sul tema della sicurezza. Il convegno è stato moderato in maniera impeccabile dal giornalista Pino Cavuoti, direttore dei Fatti del Nuovo Molise, che ha posto quesiti interessanti al prefetto di Chieti, dottor Fulvio De Marinis, al questore di Chieti, dottor Orazio Danna, al dirigente del compartimento Polizia Stradale per l'Abruzzo, dottor Mario Nigro, e al direttore generale per la sicurezza e ambiente, dottor Angelo Cacciotti. Questore Danna, si è parlato di sicurezza attraverso il contatto con le scuole, quindi una presenza istituzionale tra i ragazzi. Sì, è stata un'occasione molto interessante che ha avuto funzioni divulgative di un certo spessore nei riguardi di una parte della popolazione che è direttamente esposta, forse più di altre, ai pericoli della strada. Si è voluto nella circostanza sottolineare l'importanza della funzione svolta dalle istituzioni, ma si è soprattutto voluto ricordare ai giovani che i primi tutori della propria incolumità sono loro stessi, e si è voluto anche ricordare che le prime agenzie di formazione in materia di sicurezza in generale e di sicurezza stradale in particolare restano sempre la famiglia e la scuola. In questo senso molti dei contributi che sono pervenuti in occasione del convegno. Prefetto De Marinis, si muore anche per incidenti stradali, la prefettura che partecipa a un convegno per sensibilizzare a una maggiore sicurezza. Certo, si muore tanto per incidenti stradali, è importante una manifestazione come quella di oggi, questo convegno è stata una cosa importante perché noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con tanti giovani, in questa scuola bellissima, devo dire, molto attrezzata, e abbiamo avuto la possibilità, innanzitutto è stato mostrato un filmato molto forte proprio di una morte che è avvenuta per incidente stradale, ed è fondamentale che tutte le istituzioni siano unite nel cercare di ridurre nel modo più possibile queste morti, questi incidenti che rovinano, distruggono tante famiglie, perché non è solo purtroppo la persona, ma è tutta la famiglia, tutti quanti risentono e quindi vengono distrutte delle famiglie. Quindi è fondamentale che vi sia una convergenza di tutte le istituzioni per cercare di limitare. I giovani vanno sensibilizzati, non solo i giovani, per carità, però sappiamo quanti incidenti avvengono proprio nei sabato sera per abuso di alcolici, per mancato uso a volte delle cinture di sicurezza, per tante cose, il casco. Purtroppo sono dei piccoli accorgimenti che bisogna tenere, non bisogna cercare di farlo solo per sfuggire ai rigori delle forze di polizia, che non fanno altro che fare il loro dovere, e cercare di fare in modo, oltre che soprattutto di prevenire quello che può succedere. Quindi i giovani debbono comprendere, debbono rendersi conto, e siamo tutti uniti per fare uno sforzo comune per far sì che si possa ridurre il numero delle vittime. Nel corso della giornata, dai singoli relatori, sono state affrontate le problematiche legate all'incidentalità, con la segnalazione di buone pratiche per ridurre la pericolosità delle strade urbane e le azioni di sensibilizzazione e formazione che in questi anni hanno portato ad una significativa riduzione degli incidenti stradali e delle vittime della strada. Sindaco Magnacca ha partecipato a un convegno organizzato in una scuola per parlare di sicurezza, l'amministrazione comunale che si attiva anche sulle politiche educative nei confronti dei ragazzi. Sì, lo abbiamo testimoniato intanto patrocinando questa manifestazione e siamo stati onorati di avere la presenza del signor questore e del signor prefetto di Chieti, segno evidente dell'attenzione delle istituzioni verso la nostra città, verso i cittadini
di San Salvo. È soltanto un piccolo passo che però serve a sensibilizzare la nostra cittadinanza sulla importanza della responsabilità individuale, che concorre certamente con la responsabilità dell'ente comune nella messa in sicurezza delle strade, nel creare una cultura della sicurezza in senso lato ed in particolare della sicurezza stradale, non dimenticando mai che i comportamenti che il codice della strada ci impone sono comportamenti a tutela della salute e a tutela della vita nostra e degli altri. Il segretario generale nazionale del COISP, Franco Maccari, nel suo intervento ha ricordato l'incidente avvenuto l'estate scorsa dove ha perso la vita l'agente della Polizia Stradale Maurizio Zanella. Il 30 agosto del 2012 una pattuglia composta da due operatori della Polizia Stradale ha perso la vita a un collega che si chiamava Zanella, no? E l'ha persa in circostanze che vanno su quale bisogna riflettere un secondo. Bene, una pattuglia che stava in autostrada, stavo dicendo, un po' di chilometri da qui, il collega viene praticamente trascinato via nella corsia di emergenza da un'autovettura che non si è accorta, adesso non sta a me indicare perché, che questo collega stava facendo viabilità. Ma perché stava facendo viabilità? Si era fermato, pensate, per un incidente? No, non si era fermato per un incidente, si era fermato perché, meglio, erano stati chiamati, perché c'era qualcosa che bruciava da fuori dell'autostrada, le classiche sterpaglie. C'è la cosa più banale di questo mondo. Pensate alla forza d'animo che hanno i miei colleghi, io li rappresento sotto questo aspetto, e per colleghi stavolta intendo dire proprio dal questore, se mi consente anche dal prefetto, fino all'ultimo degli agenti che sono entrati in polizia. Perché chi ha organizzato questo convegno, e grazie ai Patria e ai sponsor, è sì la segreteria del COISP di Chieti, è sì il segretario del COISP di Chieti, ma era proprio il collega che era a fianco di quello che è stato purtroppo ucciso, Nicola Di Sciascio. Dopo un breve dibattito con i ragazzi protagonisti, a chiusura della manifestazione sono stati premiati i ragazzi delle scuole medie per la realizzazione di elaborati sul tema della sicurezza sulle strade. Il terzo premio è andato a Cecilia Palese. Il secondo premio ex aequo è andato a Federica Ramundi e Diletta Argirò. Mentre il primo premio è stato assegnato a Mattia Cimini. Riconoscimenti anche alla scuola media e all'Istituto di Istruzione Superiore Mattioli.